Forza Italia è contraria alla privatizzazione? Noi siamo favorevoli alla privatizzazione, ma non a questa privatizzazione che è una privatizzazione al buio. Vi spiego meglio. L'offerta economica è quella che viene preferita. Soltanto nell'ipotesi di ex aequo fra offerte economiche viene aperta la busta relativa all'offerta tecnica, cioè al progetto in concreto per la Sogera e per il territorio. Potrebbe accadere che troviamo un imprenditore che vuole guadagnare 1 milione di euro con 300.000 passeggeri, abbassando i costi, abbassando i servizi, riducendo il personale, oppure un imprenditore che vuole guadagnare sempre 1 milione di euro, però punta a 2 milioni di passeggeri, tenendo alti i servizi, tenendo un numero di addetti importante, facendo manutenzioni significative, però questi 2 milioni di passeggeri si spalmano sul territorio e moltiplicati per 600 euro a passeggero fanno esattamente 1.200 milioni di soldi spesi nel territorio. Ecco il motivo per cui noi non vogliamo che venga proseguito questo bando che prevede tutte queste incongruenze. Vogliamo un bando normale, così come oggi prevede la legge, tra l'altro. Oggi la legge prevede che il bando debba avere i requisiti della presenza dell'offerta tecnica, del progetto di sviluppo. Resta aperto il nodo delle rotte minori e delle low cost. Resta aperto il nodo delle CT2, della CT2 che Pigliaru ha bloccato a ottobre del 2014, resta aperto il nodo del low cost che con una scusa dopo l'altra hanno bloccato, nel senso che non hanno ancora varato un piano per il sostegno low cost e cercano di giustificare questa negligenza con le scuse più disparate. Questo ovviamente comporta che tutti i passeggeri che prendevano gli aerei per le rotte minori, con la continuità territoriale per le rotte minori, e tutti i passeggeri che utilizzavano i voli low cost saturano i voli Alitalia, e accade ancora che saturando i voli Alitalia poi la Sogea degli anni è costretto a regalare 1.600.000 euro ad Alitalia per biglietti aggiuntivi sulle rotte da Cagliari. Secondo Pigliaru la risposta è nel patto per la Sardegna? Assolutamente no, il patto per la Sardegna è un pacco per la Sardegna, un vero e proprio bidone. Purtroppo sono risorse vecchie, riciclate, messe a sistema, che non porteranno niente alla Sardegna. Il vero problema della Sardegna è proprio l'insularità, che ha un costo di 600 milioni di euro all'anno per i sardi, moltiplicato per 4 anni sono esattamente 2 miliardi e 400 milioni di costi di insularità per i sardi, che debbono essere poi sommati ai 3 miliardi della sanità che noi paghiamo ogni anno in forza del patto Soru-Prodi del 2006, un vero e proprio disastro.